sappiamo tutti, questa gliel'ho copiata a Monica, sappiamo tutti che come siamo messi, sappiamo tutti che gli appalti sono tutti gestiti, diciamo, in modo anomalo, in modo quanto stravagante, che le assunzioni dal più piccolo ufficio in poi sono tutte pilotate, lo sappiamo benissimo, ma per dirlo ci serve la copertura è solo legale, perché se no noi rischiamo. Chiaramente prima di rischiare del nostro, abbiate pazienza, garantiteci una copertura efficace. Cerchiamo di essere brevi anche per recuperare un po' di tempo, così andiamo a pranzo tutti, che ci abbiamo perso tutti i fame. Ho perso 3 minuti. Allora, recuperiamo. L'ultimo punto era il punto 6, l'aggregazione per quadrante. Noi l'abbiamo già proposto, noi facciamo, se l'ha detto prima mi sembra Roberta, facciamo già degli incontri a vari livelli. Tutti i portavoce romani, tutti, dal municipale al parlamentare, tutti. Facciamo delle riunioni, degli incontri parlamentari, municipali e comunali, solo questi due. Poi facciamo anche degli incontri per quadranti. Abbiamo iniziato noi come quadrante di Roma Est, l'abbiamo proposto anche gli altri, perché stiamo sviluppando un'idea per cui le problematiche magari se le portiamo insieme di concerto e ci lavoriamo sopra, possiamo fare qualcosa veramente di positivo per il territorio. Posso pensare a un'asse di viabilità, per esempio, no? le strutture sanitarie. Se noi lavoriamo in quello specifico, magari una struttura sanitaria che si occupa di un'area, se la portiamo nel comune, nei municipi di pertinenza, forse riusciamo a dargli una spinta in più, perché quelle nostre proposte poi vengano accettate, vengano passate e poi vengano magari anche attuate. Sempre che, come diceva Virginia prima, mi sembra, le nostre proposte non vengano bocciate a prescindere perché le porta il Movimento 5 Stelle, ma comunque confidiamo nella spinta anche dei cittadini. Noi appunto dicevamo, queste erano le nostre 3 tematiche. Vi ricordo ancora, quello che ci preme fortemente è l'assistenza legale. Senza di quella noi non potremmo essere quel movimento di denuncia da cui siamo nati. Io mi ricordo il Meetup, quando nacque il Meetup di Roma, nacque come movimento, come associazione di denuncia. Mi ricordo con Roberta che sta lì seduta parlando con Alessandro Di Battista, che era un movimento di denuncia, partimmo come movimento di denuncia. Ritorniamo ad essere anche un movimento di denuncia, siamo entrati nelle stanze in cui si decide qualcosa, però non dimentichiamo da dove lasciamo.